Giorgio Di Freddi, benvenuto, Buongiorno, per presentare grazie il suo ultimo lavoro, che in realtà è un rifacimento di un lavoro già uscito, Caro Papa, ti scrivo, questo era il titolo molto accattivante, ma era poi una riflessione invece sul pensiero di Papa Ratzinger, una riflessione fatta da Ratzinger nel 68, quindi è andato a pescare un tempo lontano. Ma intanto questa avventura di questo nuovo libro è particolare perché Ratzinger inaspettatamente ha risposto al libro che lei le ha inviato e quindi lì la sorpresa, la contentezza mi pare, anche se lei avendo spedito il libro si aspettava forse una risposta di Ratzinger, o no? Beh, in realtà quando uno scrive le lettere ovviamente Si spera che la gente aspetta. poi risponda, no? Quando ho scritto il libro, in realtà, Caro Papa, ti scrivo, era 2 anni fa, nel 2011, non pensavo che lui l'avrebbe mai letto, anche perché si immagina un Papa regnante altro da fare che leggere un trattato di introduzione all'ateismo. In realtà quando poi si dimise a febbraio, avevo chiesto a un amico che ho in comune con Padre Georg, il suo segretario, ex segretario, e lui mi ha detto: ma sì, forse adesso un Papa in pensione magari può pure dare un momento di attenzione a te. Allora gli ho fatto avere il libro e poi mi avevano detto 2 o 3 volte gli è arrivato, lo sta leggendo, forse risponde, però onestamente mi aspettavo una letterina, diciamo così, di cortesia in cui diceva grazie dell'attenzione, e invece è Ma arrivato una questo riflessione plico, così appunto, lunga no, e attenta. che non solo, anche molto franca, no, e quindi interessante, no, cioè non diplomatica in altre No, parole. direi proprio di no, No. non diplomatica, nel senso che la diversità di opinioni è palese, reciprocamente Certo. palese. Non ci Sì. nascondiamo dietro un dito o dietro una croce. Però ci racconta, anche per invogliare alla lettura, qual è la passione che anima questa sua voglia di intanto convincere all'ateismo un papa, che insomma mi pare un po' difficoltoso come tentativo, e, mentre Ratzinger mi pare che non tanto ci provi a No, convincere forse non. lei, o mi Ma sbaglio? io in realtà non avevo Cioè, più assolutamente consapevole che sono due l'intenzione. strade Sì, parallele. appunto, cioè lo sapevo benissimo che scrivere a un Papa non significava cercare di convincerlo di aver ragione, no? E dunque di lasciare il suo ministero, anche se poi in realtà lui l'ha fatto, ma credo per motivi diversi. Il tentativo mio era quello di rispondere a un suo libro, un libro molto bello tra l'altro, del 1968, che è considerato un po', nella sua produzione, molto vasta tra l'altro, di Introduzione al teologia, sì, è cristianesimo. considerato un po' il suo capolavoro, è il libro che Wojtyla lesse da cardinale quando era in Polonia e che poi quando divenne Papa, gli fece poi scegliere Ratzinger come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. È un libro molto aperto, anche alle problematiche dell'ateismo, perché in realtà lui sapeva benissimo, soprattutto in quel periodo, nel 68, che la fede aveva i suoi problemi, soprattutto in Europa. E cerca di avvicinarsi anche dal punto di vista scientifico a coloro che non credono, cerca di spiegare quali sono i fondamenti del credo, appunto perché è un commento al credo. Mi sembrava il punto giusto su cui andare, diciamo così, a commentare io stesso. Quindi il mio libro è un commento al suo e la sua risposta è un po' una specie di commento al mio, no? Quindi in qualche modo si chiude un ciclo. Che poi lei giustamente ha detto non mi sembrava il caso di No, perché continuare, sarebbe mi fermo stato lì, molto lascio l'ultima interessante. parola a Certo, Ratzinger. sarebbe stato interessante, però allora lì poi diventa una partita di tennis, diciamo così, no? Sembra che la cosa sia più che conclusa, poi eventualmente uno può scrivere biglietti, no? O magari fare telefonate, ormai è di moda, no? Ma ha avuto qualche notizia delle reazioni di Ratzinger per Beh, in l'uscita di realtà questo libro? no, dell'uscita non ancora, no? Però la cosa che mi ha sorpreso, forse ancora di più, della risposta è che io gli chiesi all'epoca se potevo, avere il permesso anzitutto di divulgarla e poi, di metterla come appendice, diciamo, una nuova edizione del mio libro, no? E alla fine mi fece sapere invece che dice no, va benissimo, anche un libro a due nomi. E questo era effettivamente una Il cosa che non massimo che avrei si mai pensato, che potesse. un ateo e un papa potessero scrivere un libro, e soprattutto che in fondo un papa firmasse un libro che contiene in lunga parte un'introduzione all'ateismo. Questo significa, secondo me, una grande apertura, no? E anche io penso, no, una grande certezza di aver ragione, in fondo, così come io non ho problemi a pubblicare la sua lettera, no? Credo, infatti l'ho scritto nella prefazione, no? Tutti e due pensiamo di avere la verità, uno quella religiosa, l'altro quella scientifica, tutti e due pensiamo che l'altro si sbagli, no? E ciascuno cerca di spiegare come mai, no? Anche se per ciascuno la verità è una cosa un po' diversa, la Beh, verità per lei certo, sarà un po' diversa dalla anzi, è verità. proprio questo, già subito si comincia a Direi. discutere, anche perché quando uno dice verità, per il Papa ovviamente la verità è ciò che è rivelato, ciò che c'è scritto nella Bibbia, ovviamente ciò che i suoi predecessori, hanno in realtà, proclamato dogmaticamente. Per me, come per tutti gli scienziati, ovviamente la verità è ciò che in realtà, si deduce dalla natura, si dimostra attraverso la matematica, attraverso
attraverso le teorie scientifiche, quindi sono due cose molto diverse, ma la parola che le individuano è la stessa ed è questa verità con la V maiuscola, perché tutti e due pretendiamo di avere la maiuscola. In questo Caro Papa ti scrivo, lei ha lasciato, ha molto asciugato la versione che troviamo qui, ma insomma ha lasciato dei passaggi e ovviamente ha lasciato il passaggio iniziale che è importante per capire la sua storia, perché lei da ragazzino ha sognato di diventare un Papa, forse non è l'unico che ha sognato questo, ma ha sognato di diventare Papa e ha fatto il seminario da 9 anni, dalla scuola, l'ultima, la quinta elementare e tre medie, quindi 4 anni, un bel impegno che poi ha abbandonato. Quanto ha pesato questo pezzo della sua storia nella... Credo abbastanza, perché in realtà io poi quando dico che volevo fare il Papa molti rincorsa successiva però io faccio notare che io ero un bambino all'epoca, mentre ci sono molti adulti che sognano di diventare Papa, no? Ogni volta che c'è un conclave, no? Almeno 120 cardinali, no? Sono lì pronti, no? Hanno già fatto tutto il percorso. Io in realtà appunto ero un bambino e amo dire che con l'avvento dell'età della ragione poi ho smesso di credere, no? Quindi per me è anche legato molto, no, a un processo di maturazione. In parte le risposte che la religione dà sono risposte un po' infantili, la risposta è sempre la stessa a tutte le domande, no? Dio. Come è nato l'universo? Dio. L'ha creato Dio. Come è nata la vita? L'ha creata Dio. Come è arrivata la coscienza nell'uomo? L'ha creato Dio. Sono risposte però che possono soddisfare appunto, no, magari un bambino, ma poi non dicono nulla in realtà. Però sei di entrato concreto. In seminario qualche cosa di no, più c'era. Io volevo proprio fare quello, cioè volevo arrivare, no, al top. Tra l'altro andavo a servire messa al vescovo, no, ero un bambinello, no, e poi dopo mi fermavo a parlare perché mi dovevo preparare per questa carriera. Però arrivato a 13 anni, appunto, finite le medie, no, praticamente ho lasciato perdere. C'è stato un momento, diciamo così, di uscita dal cristianesimo, erano gli anni 60, ho letto, mi ricordo, nella prima, nella seconda superiore, quello che si chiamava il Vangelo dell'ateismo cristiano, che era un teologo dell'epoca, Altizer, no? E quelle cose sì, mi hanno un po' allontanato, ma poi verso i 17-18 anni ho smesso di credere. E poi ovviamente studiare matematica e fare scienza sono cose che non aiutano, diciamo così, la fede, soprattutto una fede dogmatica come quella del cristianesimo, appunto. Del cristianesimo o del cattolicesimo? Beh, del cattolicesimo soprattutto, il cristianesimo tutto si basa ovviamente, no, sulla rivelazione, no? Quindi è una fede rivelata, e poi il cattolicesimo certo si definisce attraverso una lunga serie di proclamazioni, i vari dogmi della mariologia, della cristologia e poi i vari concili ecumenici, no? Quindi effettivamente è l'esatto contrario del metodo scientifico, no? Sarebbe molto difficile. Tra l'altro ci sono anche dei dati sperimentali interessanti, perché le statistiche dicono, ad esempio alla Royal Society o alla National Academy americana, che sono le due più prestigiose accademie scientifiche, hanno chiesto quanti di questi scienziati sono religiosi, 93% dice di essere atea o agnostica, quindi quasi la totalità, e di quel 7% quasi tutti dicono di essere ebrei o protestanti. Quindi il cattolicesimo è proprio, no, diciamo così, è ridotto all'osso. Non è un caso, il nostro è un paese molto religioso e poco scientifico, no? Quindi in qualche modo le due cose si tengono insieme. O Di Freddi, ci salutiamo ricordando il titolo di questo libro, che contiene una versione nuova, aggiornata, e soprattutto la risposta di Benedetto XVI. Pier Giorgio Di Freddi, caro Papa teologo, caro matematico ateo, è il titolo più rapido per dire di questo dialogo. Per salutarci vorrei chiederle qual è il tipo di lettore che vorrebbe, qual è il lettore che ama di più avere, un credente o un ateo? No, io vorrei una persona che si fa domande appunto, no, sul contenuto della religione e non sugli aspetti esteriori. Questo il successore di Benedetto XVI, cioè Francesco, ha molto appeal, no, tra i fedeli e anche tra coloro che non lo sono, poi in realtà tra molti non credenti, ma il suo appeal si basa non sui contenuti della fede, bensì su aspetti esteriori. Sul modo di comunicare. Esatto, no, è molto pubblicitario, diciamo così, mentre invece a me interessa più che la pubblicità il prodotto della religione. Quindi chi ama la riflessione. Esatto. Il contenuto e non la forma. Bene, grazie e auguri per il libro. Grazie.